Sì, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, i moderatori per la presentazione. Io dovrei parlarvi di come cambiano i costi nell'ipofrazionamento del testacollo e trattare di stereotassi. In realtà i dati riguardo i trattamenti stereotassici del distretto testacollo sono assolutamente preliminari, quindi cercherò di darvi un'idea generale, soprattutto degli strumenti da utilizzare nella pratica clinica. Quando parliamo di constraint di dose, sappiamo che le nostre conoscenze partono ormai da un lontano 1990, quando Emami tabulò i limiti di dose allora conosciuti. Ormai sappiamo che questi limiti di dose sono superati, anche se volevo sottolineare due concetti fondamentali che sono di importanza strategica anche oggi, soprattutto nella radioterapia stereotassica, che sono il tenere in considerazione l'effetto volume dell'irradiazione di un organo sano, quindi l'irradiazione parziale di un organo, e quella della stima del rischio di un'eventuale tossicità. Nel corso degli anni si sono accumulati tutta una serie di limiti di dose, la letteratura ne è piena, il Quantec ha fatto un grosso sforzo nel cercare di tabulare questi limiti di dose attraverso una revisione sistematica, ma soprattutto quello di dare un modello radiobiologico che fosse in grado di stimare il rischio di tossicità per ogni organo a rischio. Sappiamo tutti, non devo dirvelo io, che il Quantec ha tutta una serie di limitazioni, in parte legate alla difficoltà di estrapolazione dei dati dalla letteratura, in parte legate al fatto che la maggior parte dei trattamenti oggi non sono più esclusivamente radioterapici, ma sappiamo in associazione a terapie farmacologiche, chemioterapiche e più recentemente target therapy. Sappiamo che ci sono tutta una serie di variabilità legate all'ospite, ma soprattutto quello che mi preme sottolineare, il fatto che oggi utilizziamo dei frazionamenti alterati, mentre il Quantec e tutti gli studi precedenti avevano fatto riferimento a dei frazionamenti prevalentemente convenzionali. Il problema è che oggi sappiamo che nella pratica clinica i frazionamenti convenzionali vengono usati sempre meno spesso in un setting di terapia ablativa. L'innovazione tecnologica ha consentito oggi una diffusione capillare dei trattamenti stereotassici, dal miglioramento della definizione del target al miglioramento della pianificazione con software più accurati e quindi miglior calcolo della distribuzione di dose, ad arrivare alla miglior diciamo, erogazione del trattamento attraverso gli image guided. Tutto ciò è andato di pari passo con lo sviluppo di modelli radiobiologici sempre più accurati, che potessero, diciamo, venire incontro alle esigenze del radioterapista e quindi aiutarlo anche in setting di trattamenti non solo convenzionalmente frazionati, ma anche ipofrazionati e quindi stereotassici. Questi modelli radiobiologici sono stati nutriti dalle migliori conoscenze che abbiamo sul rapporto tra il cell killing e la dose totale, la dose per frazione, l'intervallo tra le frazioni, così come il ciclo cellulare o la quota di cellule ipossiche all'interno del tumore, ma anche del microambiente circostante. Tanto da darci degli strumenti che fino ad ora abbiamo usato nella pratica clinica, non solo per confrontare l'efficacia dei frazionamenti diversi sul controllo tumorale, ma anche sugli organi a rischio e soprattutto per stimare quella che è la possibilità e la probabilità di avere una certa tossicità per un determinato organo a rischio. Fin qui va tutto bene, il problema è che ad oggi non sappiamo se il modello lineare quadratico, ed è stato detto più volte nel corso della giornata, possa essere applicato con una certa attendibilità anche a dosi per frazioni elevate. E da qui sorge il problema. Se vogliamo stimare una certa probabilità di rischio in un trattamento stereotassico, come possiamo fare? Per fortuna la letteratura ci viene in aiuto. Sapete che sono stati pubblicati parecchi studi, tra cui qui vi ho riassunto i tre principali, quello di Timmerman, quello di Grimmel e il lavoro straordinario del gruppo TG101, che non hanno fatto altro che però revisionare la letteratura e mettere in tabella quelli che erano i limiti di dose validati clinicamente, quindi da studi prevalentemente prospettici e non retrospettivi. Il problema è che tutti gli autori di questi studi sottolineano come, a fronte di parecchi limiti di dose pubblicati, e siamo più di 1000, molti di questi fossero diversi tra loro, spesso discordanti, e quanto fosse difficile estrapolare da questi limiti di dose una vera probabilità di rischio per ciascun endpoint, per ciascun organo a rischio.
Per fortuna nel 2016 ci è venuto in aiuto Grimm, che con una serie ovviamente di collaboratori ha pensato che, vista la mole di dati oramai pubblicati in letteratura e soprattutto il lungo follow-up che abbiamo nei primi studi pubblicati sulla stereotassi, vi ricordo gli studi dell'RTG che sono partiti nei primi anni 2000, quindi hanno accumulato un follow-up lungo in termini di tossicità tardive, fosse possibile anche in un setting di radioterapia stereotassica creare un modello predittivo dose risposta che ci potesse aiutare nella stima della tossicità agli organi a rischio. Questo è stato fatto attraverso un'accurata revisione sistematica della letteratura, l'individuazione di casistiche che fossero sia qualitativamente sia quantitativamente adatte ad essere utilizzate come base per creare poi un modello radiobiologico di dose risposta. Da questo modello radiobiologico validato, quindi su una casistica ben definita, sono state create delle vere e proprie mappe di rischio solo per trattamenti stereotassici da 1 a 5 frazioni. La differenza quindi innovativa rispetto a quello che aveva fatto il Quantec per i frazionamenti convenzionali non è stata solo appunto fare una revisione sistematica e prendere tutti i limiti di dose pubblicati in letteratura, ma è stato anche creare un nuovo modello radiobiologico su una casistica clinica che fittasse il più possibile con quelli che erano stati gli eventi clinici manifestati nella casistica utilizzata. In questo modo gli autori hanno potuto non solo dare una stima di rischio dei limiti di dose già pubblicati, ma anche fornire dei nuovi limiti di dose per frazionamenti, ad esempio, che non erano stati trattati in letteratura. Tutto questo è stato fatto grazie all'estrapolazione dalla casistica di tutti i DVH di tutti i pazienti trattati. Da questi DVH, tramite dei software di estrazione di dose, hanno estratto per ogni organo a rischio quelle che erano le dosi considerate più attendibili per stimare il rischio di tossicità, che poteva andare dalla Dmax alla D0A1CC alla D2CC, hanno convertito queste dosi per omogeneizzare il campione a una dose equivalente in 3 frazioni, perché vi ricordo che con il termine stereotassi si intende un trattamento che viene fatto da 1 a 5 frazioni, quindi hanno uniformato tutto a 3 frazioni, e da questi dati clinici hanno creato un modello radiobiologico che, come vedete da questa curva, fitta il più possibile con la clinica, cioè con gli eventi che si erano manifestati in quella determinata casistica. Da queste curve dose risposta è stato possibile creare queste tabelle, delle tabelle che sono rappresentate da 2 curve, una curva rossa che rappresenta l'alto rischio per un determinato endpoint, per un determinato organo, e quella verde che è il basso rischio. Ovviamente il livello di rischio varia a seconda dell'organo a rischio considerato e dell'endpoint. Ovviamente una tossicità midollare è molto più grave di una frattura costale, per cui il rischio alto viene mantenuto a livello molto più basso rispetto ad esempio al 50% che viene utilizzato per le fratture costali. Ma hanno fatto di più, che hanno messo in questa tabella non solo i dati della casistica utilizzata per creare il modello, ma anche i dati di letteratura già pubblicati, e hanno visto che molti dei dati che noi utilizziamo nella pratica clinica si pongono esattamente su una delle 2 linee, quindi a basso e ad alto rischio. Da ciò è stato possibile creare queste tabelle dove vedete in grassetto i limiti di dose già pubblicati in letteratura, ma per i quali è stato possibile dare effettivamente la stima del rischio, e in quelli in corsivo invece i limiti ottenuti dal modello radiobiologico con la relativa probabilità di rischio. Dovendo parlare di testa collo, anche se come dicevo le esperienze sono molto limitate, ho scelto questi 2 organi a rischio per farvi capire bene come possiamo usare nella pratica clinica questo strumento. Quindi partiamo dallo spinal cord. Già il Quantec si era posto il problema di analizzare i limiti di dose sul midollo in trattamenti stereotassici. Purtroppo quando è stato pubblicato il Quantec in letteratura c'erano solo 9 studi che affrontavano il problema dei limiti di dose sul midollo, per cui molto parziali, e il Quantec concludeva che sulla base di questi 9 studi, per mantenere un basso rischio di mielopatia, quindi inferiore a un percento, si doveva mantenere una dose in singola frazione di 13 gray come dose massima al midollo e di 20 gray in 3 frazioni, sempre per mantenere il rischio basso. Dopo circa un anno Grimm ha fatto più o meno la stessa cosa, ha raccolto tutti i limiti di dose pubblicato, ma quello che ha sottolineato è che mentre in seduta singola effettivamente il limite di dose di 12 gray poteva essere attendibile perché tutti gli studi riportavano più o meno quella dose, per un trattamento stereotassico frazionato i limiti di dose erano più discordanti. Come vedete si andava da un 18 a un 25 a un 30 di dose massima tollerabile al midollo.
Per cui in questa editoriale di Seminars in Radiation Oncology gli autori, e Grimm in particolare, ha tentato di analizzare attraverso una revisione sistematica della letteratura quali fossero effettivamente i limiti di dose non solo per il frazionamento in singola seduta, ma anche per trattamenti stereotassici frazionati. Hanno cercato uno studio che riportasse tutti i dati dosimetrici dei pazienti, ma anche e soprattutto i dati clinici con un adeguato follow-up. Hanno trovato lo studio di Gibbs, pubblicato nel 2007, su 102 pazienti trattati con CyberKnife da 1 a 5 sedute per metastasi spinali, hanno estratto tutti i dati dosimetrici di questo paziente, li vedete qui in grafico, i quadratini blu sono i pazienti che non hanno manifestato mielopatia, i quadratini rossi invece sono i pazienti che hanno manifestato mielopatia. Hanno estratto da questi DVH i tre, fattori che consideriamo quando analizziamo un piano di cura di stereotassi sul midollo, quindi la D a un cc, la D0 a un cc, la D max. Hanno omogeneizzato tutto, come vi ho detto prima, calcolando la dose equivalente erogata in tre frazioni, e poi hanno messo questi dati clinici nel modello radiobiologico di NTCP, cercando di ottenere una curva che fittasse il più possibile con i dati clinici di quella casistica, validando in questo modo il modello radiobiologico che avevano proposto. A questo punto sono riusciti a costruire le mappe, le famose mappe di rischio, e come vedete per ogni limite di dose che si erano proposti di analizzare, quindi la dose a 10 cc, la dose a 1 cc, la dose a 0,1 cc, hanno messo anche i limiti di dose che erano stati già pubblicati in letteratura. E la cosa sorprendente è che tutti i limiti di dose pubblicati effettivamente fittavano con la curva ad alto rischio con la curva a basso rischio. In questo modo è stato possibile creare queste tabelle, che ci verranno sicuramente in aiuto nella pratica clinica, perché ci consentono di dare una stima abbastanza attendibile e precisa di quello che è il rischio accettando una certa dose con una certa frazione, quindi dalla singola alle 5 frazioni, sul midollo. Il secondo endpoint di cui voglio parlarvi è ovviamente la tossicità al nervo ottico, quindi la radiation induced optic neuropathy. Avevamo già delle stime di rischio per quanto riguarda il frazionamento convenzionale, dai MAMI al QUANT, che ci mancavano totalmente quali fossero le stime di rischio per frazionamenti stereotassici, anche se Grimm nel suo lavoro aveva concluso che sulla singola frazione tanti dubbi non ce ne fossero. Avevamo tanti studi, soprattutto su patologie benigne, che ponevano come limite di dose in singola seduta i 12 gray sul nervo ottico, ma come vedete tantissima variabilità per i limiti di dose riportati in letteratura per frazionamenti più dilazionati, quindi non in singola frazione ma in 2-5 frazioni. Il gruppo che ha pubblicato su Seminars Oncology, Radiation Oncology, ha fatto esattamente lo stesso lavoro che è stato fatto sul midollo, per cui non trovando in letteratura nessuno studio che riportasse adeguatamente i limiti dosimetrici, volumetrici del midollo, del nervo ottico, accompagnati dal dato clinico, hanno utilizzato una casistica retrospettiva della Stanford University di pazienti trattati dal 2000 al 2013 per tumori periottici. Parliamo di 262 pazienti, quindi non pochissimi, trattati con frazionamenti diversi, da una singola seduta al 5x5. Con un follow-up mediano di 36 mesi hanno avuto due eventi di tossicità al nervo ottico. Hanno estratto di tutta questa casistica i DVH, hanno fatto esattamente lo stesso procedimento di prima, quindi hanno analizzato le dosi massime, le dosi a 0,1 cc del nervo ottico, hanno creato un modello radiobiologico che riproducesse la curva dose risposta che si è effettivamente manifestata in quella casistica, e sono così riusciti a creare anche qui le mappe di DVH RISC, dando, come vedete, una stima del rischio per ogni limite di dose già pubblicato. Vi ricordo che ad esempio il QUANT, che aveva concluso che bisognava dare 12 gray in seduta singola sul nervo ottico per avere un rischio inferiore all'1%, effettivamente questo modello radiobiologico ha confermato questa affermazione, perché con 12 gray il rischio di avere un danno al nervo ottico è dello 0,7%. Quindi, come praticamente possiamo utilizzare queste mappe? Ecco qui, creando delle tabelle in cui ci possiamo muovere nell'accettazione di un piano di cura piuttosto che un altro, attraverso un numero di frazioni ed una dose totale all'organo sano che ci cambia, come vedete, il rischio di quell'eventuale tossicità.
E in questo modo possiamo, diciamo, scegliere in maniera più critica qual è la distribuzione corretta di dose, facendo ovviamente il bilancio tra il controllo tumorale e il rischio di tossicità. Quindi, concludendo, è ovvio che per trattamenti stereotassici non possiamo utilizzare i limiti che utilizziamo nel frazionamento convenzionale. Fino ad oggi avevamo parecchi limiti, ma ci era impossibile per quei limiti stimare quale fosse la probabilità di rischio per un determinato endpoint. Oggi abbiamo uno strumento che ci aiuta in questo senso, uno strumento che ci aiuta a muoverci nell'ottica di bilanciare il beneficio di un trattamento che spesso è curativo e di ridurre il più possibile quello che è il rischio di tossicità a carico degli organi sani. E ringrazio tutti voi, ma soprattutto il gruppo AIRO, come è stato detto, regionale Emilia-Romagna Marche, che con tantissimo sforzo in poco tempo è riuscito a portare alla pubblicazione di questo lavoro, dove sono riassunte non solo tutti i limiti di dose, ma anche diciamo, spiegati per bene i DVH-MAPS che vi ho appena illustrato.